parla di green economy, di energia giovane, di welfare, di sviluppo. Però noto che c'è una leggera, anzi una grandissima frattura tra quello che avviene fuori, semplicemente da questo palazzo, da quest'aula magna, e ciò che si enuncia qui dentro. C'è una grandissima frattura perché effettivamente tutti questi concetti non avranno mai uno sbocco concreto. Perché? Perché quest'aula magna fa parte ad esempio di un'università che è continuamente dismessa, che è continuamente abbandonata, definanziata. Perché? Perché oggi ad esempio è stato invitato il presidente di Confindustria e non è assolutamente un caso questo, che sia stato invitato a Confindustria qui, che ogni giorno quando ne ha l'occasione ci continua a ripetere che in fondo loro, i laureati, ce l'hanno già, la loro futura classe dirigente non si forma qui, si forma in altre università private, nei quali d'eccellenza, che continuamente vengono finanziati, definanziando questo posto, questa università, questa pubblica, anche se più pubblica non ha senso dirlo, un sapere continuamente svalutato, una ricerca continuamente definanziata che si può dire non esiste più, quella che dovrebbe andare a formare appunto la cosiddetta green economy. Ma questo governo, ma il suo concetto di green economy quale sarebbe? Quello della TAP? Quello delle grandi opere? Quello del MUOS? Quello delle grandi navi? Quello dell'Expo 2015? Ma mi viene un dubbio, forse la ricerca è condizionata da altri fattori, da altre leggi che non sono assolutamente quelle, diciamo, del sapere che deve essere, diciamo, appunto comune o comunque autonomo, quantomeno, da fattori prettamente economici, finanziari e da un universo di concetti che non appartiene assolutamente a quello, diciamo, dell'accademia, ma semplicemente che non appartiene alla realtà che noi ogni giorno viviamo. Forse le politiche stanno assolutamente distruggendo l'università, ma anche distruggendo il cosiddetto mercato del lavoro, che ormai non esiste più, siamo ormai al 40% di disoccupazione giovanile, alla faccia dell'energia giovane, come ho sentito dire prima. Forse, diciamo, gli ideali da cui si prende spunto per mandare avanti queste politiche sono quelli dell'Europa, della Troica, della BCE, e che infatti vedono entrare l'austerità, le politiche d'austerity nell'università, nella ricerca, nel mondo del lavoro, creando continuamente una precarizzazione esistenziale di tutta la fascia, diciamo, giovanile soprattutto, creando quindi un'emergenza sociale che non è più relegabile appunto alla responsabilità, alla trasparenza, a questa alternativa che evidentemente il governo non vuole vedere. Perché non c'è alternativa, there is no alternative, c'è l'Europa che ce lo chiede. Ecco, io vorrei dirvi che ormai questo luogo non ha più senso di esistere, si è svuotato di senso, come sia l'università e sia, diciamo, questo governo, totalmente commissariato, che ha totalmente rinunciato, o forse non ha mai voluto portare avanti determinate politiche che fossero nell'interesse effettivo del paese, non soltanto di consegnare la letterina alla BCE o alla Merkel, perché così abbiamo fatto i compiti perfetti, siamo stati bravi. Mi aveva detto così. Ho finito. Come si chiama? Come si chiama? Non credo sia importante dire come siamo. Ha espresso le opinioni invece, secondo me, ha fatto un intervento politico. Anche gli studenti fuori prima stavano cercando di esprimere delle opinioni, ma ci sono stati degli arresti e un rastrellamento in città universitaria. Questo è come si tratta, tra l'altro, di un'emergenza studentesca giovanile in questo paese, con una militarizzazione continua. Va bene, però allora adesso non è. Questo è. Vabbè, adesso come carta non sappiamo quello che è successo, è guardato un po' nelle agenzie di stampa, sicuramente ci sono stati momenti di tensione, anche cariche della polizia, ma anche la rimogine come carta da parte degli studenti, quindi da qua dentro non possiamo giudicare. Però intanto ringraziamo per un intervento molto politico, devo dire, segue il dibattito, qui abbiamo un po' anticipato il dibattito, a questo punto, visto che ho condotto per tanti anni dei talk, do la replica a me. Scusi, se può. Però magari senta la replica, perché sennò dice la sua. Va bene, allora buon lavoro. Non è che...
modalità con le quali questa discussione si è svolta, questa è una discussione che è seria, che è il cuore di questo evento. Perché è chiaro che parlare di green economy anche ha come presupposto rivedere alcune politiche che in questi anni ha fatto l'Europa e che naturalmente condizionano anche le scelte e l'attività di questo governo, che non può prescindere da quel quadro. Se però nel momento in cui si prova a porre questo tema, la notizia diventa la contestazione anziché il tema che viene posto, faremo molta fatica a raggiungere questi obiettivi. E questo è il rammarico anche di questa mattinata. Io sono per il dialogo, ma non credo che il dialogo si sviluppi con le bombe a Canada, questo lo dico con molto rispetto. E quindi credo che da questo punto di vista non mancheranno, ci saranno le occasioni anche per confrontarsi con queste istanze. Ci tengo solo a dire una cosa, noi qui non abbiamo invitato la Confindustria, noi abbiamo invitato tutte le parti sociali a partire dalle rappresentanze del mondo del lavoro che considero essenziali per affrontare questo tema. Perché ritengo, come ho detto nel mio intervento, che la condizione essenziale per costruire una sostenibilità ambientale sia quella anche di costruire una sostenibilità sociale. Si possono avere idee diverse su come si perseguono queste strade, è assolutamente legittimo che queste opinioni si esprimano. Quello che non è legittimo è l'idea secondo la quale qualcuno si senta in qualche modo detentore di una verità assoluta, perché in questo modo nessuna strategia politica, nessun cambiamento si realizzerà mai. Io credo che con grande fatica stiamo provando ad affermare dei concetti, stiamo provando a mettere un seme che magari crescerà in una stagione anche diversa da questa. Però se qualcuno non avesse mai seminato, nessuno avrebbe mai raccolto. E se l'esercizio della quotidianità fosse soltanto quello del conflitto e delle bombe carta, io credo che semi non ne sarebbero stati piantati pochi e raccolti non ne avremmo fatto nessuno. Grazie. Allora, peccato, non ci fosse da ascoltare, perché noi abbiamo messo una persona, una ragazza, però non è iscritta a parlare, però tutti quanti potete venire qui a dire la vostra, no? Allora, esistono delle regole, ma sono regole, diciamo, non di costrizione o perché esiste un potere cattivo, esistono delle regole di ordine, diciamo, di interventi. Abbiamo aperto perché pensiamo che così fosse giusto fare, ma magari non aspettavamo appunto che restasse ad ascoltare quello che c'era da dire da quest'altra parte, senza che nessuno abbia le dita in tasca. Come diceva Ernesto Orlando, lettore, vuole dire? No, sì, che non sono tutto del Signore, ma non lo è nessuno. Dico soltanto che nell'attuale situazione di ristrettezza economica tutti sanno che l'Italia investe meno degli altri paesi europei sulla ricerca scientifica e quant'altro, sappiamo che i fondi vanno al mondo produttivo e questo ne investe, che dovrebbe essere per ricerca e questo ne investe circa la metà, quindi tutti i problemi che conosciamo e che rappresentano anche un modo di partecipare a un dibattito politico per cui bisogna cambiare il paese. Però in questo ci sono quelli che si danno da fare, sono quelli che protestano e basta e quelli si danno da fare. Io dico solo, quando sono diventato rettore dell'Università La Sapienza, era collocata in un contesto internazionale in una certa maniera e abbiamo scalato le classifiche internazionali nella competitività. E non lo facciamo solo per soddisfazione personale, essere tra le prime 100 università del mondo. Lo facciamo perché questo è il nostro modo di aiutare quelli che, come la Grazia diceva, aspirano a qualcosa. Allora, è quello il nostro modo di fare politica, è solo quello, impegnarsi nella ricerca e cercare di migliorare per il paese. E protestare basta non serve a niente. Azioni le abbiamo fatte tante, le stiamo facendo, stiamo cercando di migliorare continuamente con il dialogo dei tutti. Parlare da piazza non è un gran modo di fare politica. Grazie al rettore. Dico solo, senza retorica, però ho detto tutti. Insomma, se volete 12 dicembre è un giorno che l'Italia dovrebbe sempre cercare di non sentire nessuno di bombe carta